Ecco qua. Allora, io sapete che oltre a cantare, suonare e avere a che fare con dei deficienti che si ritengono sto cazzo e pensano che io pure mi ritenga sto cazzo, no. Certo, dire che mi ritengo migliore di gente che non stimo non vuol dire ritenersi sto cazzo. Questo è l'ennesimo curare baritono. Sono un grande appassionato di curare baritono, per il fatto che ognuno lo intona in modo diverso, accordatura sol do mi la, re sol si mi, con accordatura rientrante, con accordatura per quinte, do sol re la, è fighissimo. Questo ovviamente non tutti, ce n'ho uno buono per i miei livelli. No, volevo parlare del fatto che questo ha poco a che fare con la musica, ma a che fare. Certo, il proprio carattere, se tu non stai bene, la musica influisce poi quello che fai. Io credo che forzare la propria indole è molto difficile. Noi crediamo di essere indipendenti, di prendere le nostre decisioni, e poi in realtà quello che ci porta a comportarsi sono delle cose che abbiamo vissuto da piccoli, di cui neanche ci rendiamo conto. E ognuno ha il proprio carattere, cioè nella misura in cui che poi ognuno poi ha la propria idea di quello che sia giusto o sbagliato, quello che sia degradante, quello che sia umiliarsi, è difficilissimo cambiare carattere, è quasi impossibile, nel senso impossibile, a meno che non ci siano degli eventi traumatici che poi non possiamo costruire, no? Che interagiscono con il nostro carattere. Io ieri sono andato in un posto non lontano da casa mia. Io dico la verità, sono andato molto tardi, me la sono presa comoda, come quelle volte che tu vuoi andare in un posto, ci vuoi andare, non ci vuoi andare, e poi parti tardi. Se arrivo bene, se arrivo tardi, non so se è chiaro. C'era una manifestazione, io sarei dovuto passare a fare un pezzo o qualcosa, e ho portato il mio banjo Lele e il mio trombone. Già sentivo quando mi sono avvicinato un tipo di musica che non è che ho capito che era tutto super rock, super moderno, salgono sul palco, spie contro spie. Io sono molto basico. Poi quando ho iniziato a suonare, ragazzi, anche perché a me non piace il rock, non è che non mi piace il rock, non mi piace i volumi alti. Siccome rock e volumi alti vanno insieme, non mi piace rock. È come a me mi piace la cucina messicana, ma non mi piace speziata, ma la cucina messicana è speziata, e quindi rock a volumi decenti, non dico non alti, sicuramente alto, ma non che non puoi parlare o che ti dà fastidio all'orecchio, è molto raro. Mettiamoci il fatto molto comune che meno sai suonare, più suoni forte, meno sai cantare, più usi il microfono. Sarò vecchio stile, questo è quello che penso. Ho capito la mala parata. Stavo una specie di saletta dietro e provavo sto trombone, cambiano molto. Non c'era nessun pezzo per cui io potessi salire sul palco e suonare il trombone. Si è avvicinata una e c'è chi c'è la scaletta. Io ho visto una cosa strana, sembrano dei cocktail, invece la scaletta di un gruppo di cui non faccio il nome. Poi dicevo, ah no, abbiamo bisogno di un trombone. Io come al solito sbaglio, perché mi fido troppo, siccome io sono in buona fede, mi fido troppo degli altri. Io ho dato il numero di telefono pensando che era una proposta seria. D'altronde me l'ha chiesto lei. Dopo esco fuori, stava pomiciando con uno e poi dice: no, ma io scherzavo, io sono stato pure troppo buono. Dico: scherzavi un paio di palle, cioè se io ti do il mio numero di telefono o cioè c'è qualcosa che non va. No, ma non è che ci abbiamo bisogno di un trombone.
apparentemente sto gruppo sono andato a cercare, non ho trovato niente, niente, niente su internet. Altri gruppi che sono stati presentati come chissà che cosa hanno poche visioni e pochi abbonati. Ragazzi, io no, c'era 286, ma vedo gente che c'è veramente. Eppure gente più brava di me, ragazzi. Quindi dico, ah, non è che me la cavo male. Però c'è un fatto. Io sono troppo, troppo me stesso. Nel senso che non sono diplomatico. E qui il problema. Certe volte mi trattengo e poi scoppio ancora di più. È una cosa che mi dà molto fastidio, è che non mi cagano. Chi invece dovrebbe, no, in generale, chi si relaziona con me e poi scompare, fa il superiore. Allora, uno paga poi le conseguenze, le proprie decisioni, ma uno ti tratta come tu la lasci che ti tratti. Gli mando questi due video, non fatti male, ma uno era stato fatto una cosetta con gente molto più brava di me, ma molto più brava di me. Però io stavo su quel palco, evidentemente ritenevano che ero in grado di suonare. E un'altra dal vivo, in un locale non male, Byron di Roma. E praticamente abbiamo fatto tutta la serata con due amplificatori Harley Benton, no, uno era della Roland ma piccolo, portatile, e si sentiva, ragazzi, si sentiva. Nessuno è andato là a dire no, suona troppo piano. Erano due amplificatorini, boh, vabbè, che anche la mia, cioè la mia chitarra suonava forte, quindi c'era il suono fisico della chitarra e il suono amplificato, la stessa cosa dell'altra, no, dell'altra chitarra era proprio elettrica. Più la mia voce, più la voce amplificata. Vabbè. Premetto che ora suono meglio trombone e in generale canto meglio e suono con più ritmicità, con più intenzione sia la chitarra che l'ukulele, però. Io perché lo mando dopo che sono tornato da questa cosa, quindi era la notte. A un certo punto, era la notte, dici grazie. Non grazie, li vedrò domani, ti farò sapere. Grazie, ma io ho mandato il giorno dopo. Niente. Ho voluto aspettare 3-4 giorni, ma ripeto, questo è il mio carattere. Cioè, io sono venuto fino a là, non ho cantato, non ho fatto niente, però sono venuto fino a là. Io ho mandato una telefonata, non mi ha risposto. Io ho chiesto l'amicizia su Facebook, non ha risposto. Ma o questo sta a dormire tutto il giorno oppure lo vede? Io sempre penso così. Non c'hai tempo, vedi? Scusa, adesso sono occupato, entro 2 giorni mi farò sentire. Che ci voleva? Adesso mandi pure il messaggio vocale. Infatti mi ha mandato un messaggio vocale. Il problema, la fortuna dei messaggi vocali è che si sente l'intonazione della voce. Siccome io ho detto a questa persona che se vede questo video si riconoscerà, però non dico chi è, comunque è una persona che dopo ho scoperto che ha le mani in pasta in non so quanti posti, organizza gli dico grazie della risposta, ovvio lei l'ha visto, la risposta non c'è stata, era ovvio che era ironico. Passano, perché non è che io subito faccio, passano 3 ore, esattamente 3 ore, niente. Allora, la telefonata l'ho fatta, la richiesta l'ho fatta, questa l'ho fatta, e io giustamente, dal mio punto di vista, se non interessa, non dico neanche il sesso, basta dirlo, nascondersi è infantile, è vero. Cioè, nascondersi infantile, cioè io dopo che ti ho mandato un messaggio, ho fatto una telefonata a vuoto, non mi hai risposto, ti ho chiesto amicizia su Facebook, ti ho mandato due video. E ci avrai i tempi suoi, lei vive nel suo mondo, io vivo nel mio, lei vive nel mondo che ha evidentemente tantissime cose da fare, ma pure io ci avrò tante cose da fare, pure io.
Quindi gli ho fatto, e mi ha mandato un messaggio, dice: allora, io a questo messaggio non credo assolutamente per niente. Adesso allora dice, non ho mai detto che non ti sono interessata, anzi mi interessa molto, altrimenti non ti farei venire. A venire dove? Non ti avrei fatto venire ieri, ma venire non mi ha detto che devo andare da nessuna parte. Oltretutto mi sembra un modo, dico la verità, al mio coinquilino ho detto no, è interessata. Secondo me non è interessata per niente, mi sbaglierò, se mi sbaglio meglio per me. Oggi che è il 22 marzo, 23 ormai, beh io vi dico che secondo me questa persona non si farà mai più sentire, mai. Ma perché a me nei giorni che fanno tante cose vuol dire che non hanno tempo a dedicarti, ma che cazzo ci vuole? Vedi video, dice vabbè, mi sta bene, ne parliamo. Oppure non ci sta bene, non mi sta bene. Vabbè, quando una persona non gli piace, io ho richiesto soltanto scusa. Non per insistere, così la prossima volta cos'è che non va? Magari no, non canti bene o sei troppo vecchio. Non ci piace come vesti, come sei vestito, che faccia hai? Come ti muovi, non c'hai, noi abbiamo qualsiasi cosa, saranno cazzate, ma almeno, ma uno può decidere dal feedback se cambiare qualcosa, dai riscontri, diciamo in italiano, o no. Ma qui è che cosa? Forse sei incazzata che sono venuta, non ho consumato, sono arrivato tardi, non lo so, ma io no, sinceramente. Per quel che conosco l'animo umano, accusare una persona di nascondersi e di essere infantile non è una cosa piacevole. Cosa mi fa pensare che avevo ragione? Ripeto, il mio coinquilino ha detto di no. Allora, il tono della voce. Mi sembra la tua prima persona è contrariata perché è stata colta in fallo in qualcosa che ha fatto. E il fatto che ha reagito solo quando. Questa è una cosa che. Se una persona non vi dà, non vi caga, non vi risponde, ma voi mandate un messaggio più o meno polemico. Vedete che nella maggior parte dei casi vi risponde subito. Allora, se vi risponde subito, vuol dire che il tempo per te, nella misura in cui voi avete attaccato il loro ego e quindi si sentono attaccati, quindi si sentono in dovere di rispondere, lo trovano. Però prima il tempo non l'hanno trovato quando non ci avete, non avete fatto dire: senti, io sono io. Se vuoi anche per fare con me, mi rispondi, non hai tempo, mi lasci un messaggio. Adesso non ho tempo. Quanto ci vuole a lasciare un messaggio da lì? 10-15 secondi? Ok. Qual è il problema? Oppure, c'hai ragione, avrei dovuto rispondere, sono stato occupato. Questo la penso io, poi, ma io farei così. Soprattutto una persona che si è spostata è venuta in quel posto e poi si è presa in quel posto. Nel senso che, ma non fosse altro per curiosità, ma chi cazzo è questo che è venuto ieri? Andiamo a vedere chi è. Io sono andato a vedere i filmati di questi che hanno suonato nel locale, chi sono, chi non sono. Questo la penso io. Poi farò un filmato d'aggiornamento e vi farò vedere che questa persona, ora fosse stato un altro che ha molta più pazienza, molta più diplomazia,
probabilmente avrei avuto maggiori possibilità di trovare la serata, ma non sono un altro, sono io. Questo mio carattere mi porta anche a cantare così, a comportarmi così, la stessa determinazione che io ho nel migliorare, ma poi non posso. Ma perché io ci credo alle cose? Ho parlato, prima mamma ha parlato al telefono, siamo stati. Oh, però dico quanto siamo stati. L'altro ieri. 15 minuti, ok, non è poco per una persona che la senti per la prima volta. 15 minuti. Quindi praticamente questa persona ha avuto 15 minuti per parlare con me che neanche mi conosceva. E dopo che mi ha conosciuto, mi ha lasciato un messaggio che dura 6 secondi. Wow. Magari il prossimo locale mi comporterò diverso, magari. La cosa peggiore sono le persone che vi deludono dal punto di vista umano. Perché se una persona ci ha parlato 15 minuti e non la conosci, c'è una certa affinità, se no, ciao, vabbè, ok, mandami sta cosa, arrivederci. Ok? Se dopo quella vista non ti parli più, vuol dire semplicemente che non c'è stato feeling umano nel momento che l'hai incontrata. Cosa possibilissima. Ma io ripeto, è meglio dire le cose in faccia, ma non è una cosa, è una cosa molto comune in Italia. Quando non sono interessati a te per qualche motivo scompaiono. Non hanno la maturità per dirti, guarda, per questo e questo è un grosso motivo, cambio di idea. Quindi l'altra persona si sente che non sa che succede. È una cosa che dà molto fastidio. Io pure. Certe volte blocco le persone, non le vedo, ma dopo che è chiaro che l'ho bloccato perché ci ho litigato, quindi sanno che ho litigato con loro, sanno che c'è qualcosa che non va. Dopo che ho esaminato tutte le possibilità e ho scoperto che questa persona non c'è niente da fare, poi dovrò fare un filmato su oggi, ho incontrato alcuni religiosi. Vabbè, più parlate con quelli religiosi, più vi rendete conto. Irrazionale, 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 irrazionale. Loro non cambieranno mai idea. Ma neanche quelli che cambiano idea sono uguali, figurate su Dio. Arrivederci.